Intanto adesso un minuto di silenzio. Per Ortega si muove Amparo, cerca spazio, la serve Ortega, lo stop di petto elegantissimo, il controllo, il doppio passo, pensa per un attimo alla conclusione, poi torna indietro da Guidotti che ha spazio per calciare, imbucata per Ortega, esce benissimo Margarito, poi la ribattuta, il tapin alle stelle di Ortega che ha avuto qui un'occasione d'oro per sbloccare il match. Guti taglia benissimo la sciabolata per Martin che controlla sulla linea laterale, il passaggio in mezzo per Manzueto che arriva con un attimo di ritardo. Chiede scusa a Bea Martin, un'occasione d'oro con lo Statte che è uscito dalla pressione con quattro passaggi, il lancio lunghissimo per Bea Martin che è stata bravissima nella rincorsa, nel controllo, poi ha messo in mezzo questo pallone per Mansueto che è andata a un passo vicinissimo al gol dell'ex. Nicoletti ha spazio a sinistra, c'è subito il raddoppio di Mansueto e Violi, ma se ne va benissimo Nicoletti, il passaggio in mezzo chiude. Guti per un attimo, poi libera l'area Violi, è stata buonissima qui l'azione della numero 21 Biancazzurra che dopo il dribbling su Mansueto ha messo in mezzo ma ha capito tutta la difesa del rossoblù che ha spazzato in due tempi, prima con Guti e poi con Violi. E Giana prova ad affondare il triangolo perfetto con Lioba Bazzan, a sinistra sola Violi, la conclusione, esce benissimo Ganfili, poi spazza Mendes, qui un'ottima azione da parte della squadra di Marzello. Il ritorno di Guidotti che si propone in attacco, dalla Villa scarica proprio per lei, il sinistro e respinge con il piede Margarito. Conquistato palla, Mendes libera al centro, pallone pericolosissimo, Violi e adesso Bazzan di nuovo, palo, traversa la palla, sembrava sulla linea, non so dirvelo da qui, c'è stata un'azione confusissima, un tiro da fuori da parte di Bazan, una semirovesciata spettacolare, la palla ha colpito la traversa e pare sia entrata in rete. Intanto a Paloma la lunga sciabolata di Guti per Bazan, il controllo, la palla che arriva a Ganfile, non riesce a trattenere il tapin di Bazan per un 2-0 evitabilissimo, questo gol farà infuriare mister Francesca Salvatore. Di nuovo Ortega, sale Violi, se ne va benissimo Ortega, la solata, la conclusione, il tapin di Troiano e il gol. L'abbiamo chiamato prima, proprio un guizzo di Troiano, riapre la partita, bellissima però l'azione di Ortega che se ne va in tunnel sulla sinistra, prova la conclusione, sul tapin non fallisce Jessica Troiano. Adesso un pallone buttato in avanti per il Montesilvano, esce Valanga, Ganfili travolge Jana, ammonita Ganfili, calcio di rigore per lo Statte. Alza le mani Ganfili, la rincorsa e il gol per il 3-1 dello Statte che allunga con la tripletta di Bazan, mattatrice della giornata, pallone piazzato alla destra di Ganfili. Cazzurri, arriva Nicoletti a sinistra, dalla Villa, toccata da Violi mentre il pallone era lontano, infatti l'arbitro sta il cartellino giallo, seconda ammonita del match, l'altra è stata Samira Ganfili. Palla intanto al centro per Martin che se ne va con un dribbling a Silvetti, poi la conclusione e la bella parata di Ganfili sulla conclusione della numero 8. Qui la conclusione la volle tentata da Ortega, adesso la palla per Dalla Villa, la conclusione con una mano, ferma tutto Margarito che tenta poi il rilancio con i piedi. Finisce qui, non ce ne siamo neanche accorti perché ripetiamo non c'è il tabellone, ma finisce qui il big match tra Montesilvano e Italcave, finisce con un risultato speculare rispetto all'andata, quindi 3-1. Stavolta decide la tripletta di Lioba Bazan e non basta il Montesilvano, la rete di Troiano. Quindi Montesilvano terzo e Statte sempre più seconda, più 4. Da parte di Enighi Venzandi è tutto, noi vi diamo appuntamento alla prossima giornata di campionato. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, un saluto a tutti.